Signore e signori, buonasera. Questa sera parliamo di musica, storie di musica, l'argomento della serata, e lo faremo con un ospite d'eccezione, Celso Valli, da Bologna. State con noi, dopo la sigla, a tra poco. E ancora 30 secondi per il collegamento tecnico. Ed eccoci qui, buonasera maestro, buonasera Ciao, Celso. buonasera a tutti. Ciao a tutti. Grazie Grazie di essere qui con noi sulla piattaforma nuovamente, grazie infinite. a voi, sono molto contento. Che ci dedichi quest'ora, ci siamo ritagliati un'ora di tempo tra i tuoi mille impegni di produzione discografica e pertanto ti ringraziamo veramente. So che stai lavorando alacremente in questo periodo, poi ce ne parlerai ovviamente anche di questa produzione che è in corso durante questa oretta che trascorreremo insieme. Ti ringrazio veramente. Questa sera parleremo di storie di musica e E parlare con te, e parlare con se no con me. Guarda, parlare con te, Celso, caro maestro, è veramente un privilegio perché tu sei praticamente uno spaccato della musica italiana e non solo, perché hai prodotto tanto, tantissimo, sei un produttore, un arrangiatore, un compositore, un direttore d'orchestra e tanto altro all'interno della musica italiana. Quindi veramente parlare con te, fare una lunga navigazione negli ultimi 50 anni della produzione italiana, che è variegatissima, si è sviluppata in mille modi e soprattutto ha percorso una lunga navigazione partendo dagli anni 60 fino ad arrivare ai giorni nostri, o comunque tu sei stato uno dei grandi protagonisti, insomma, della musica italiana. Lo andremo a snocciolare mano a mano tutte le cose che hai fatto, anche se non c'è bisogno ovviamente di presentazioni, ma per magari lanciare così qualche pillola curiosa, non soltanto di natura formativa e informativa, ma anche per parlare delle tue cose mirabili che hai fatto nel campo della musica. Ma io partirei proprio con una prima domanda che è quella tipica che si dovrebbe fare quando si iniziano con un personaggio come te, che parte da una scuola classica, no? Perché tu ti sei formato nella maniera classica, cioè hai fatto i primi tuoi studi di musica presso il Conservatorio di Bologna. E allora la prima domanda sorge spontanea. Hai frequentato il Conservatorio di Bologna da giovane, da giovanissimo, e come l'hai trovato? È stato importante il tuo percorso formativo, diciamo, classico, da studente universitario, perché oggi il conservatorio è riconosciuto come laurea universitaria, paritetica. È stato per te importante? Come ti è venuta questa passione? È stata, dettata da qualcuno? Ti hanno formato per gli anni che sono seguiti? Prego. Celso, mi senti? Amato la musica, sono sempre stato in mezzo alla musica da quando sono nato. Mio padre era un musicista e io sono nato ascoltando le canzoni, guardando la televisione che era appena nata da qualche mese, ai tempi quando ero piccolo, piccolo. E per me non c'è mai stato un momento, devo essere sincero, in cui non abbia pensato di diventare musicista. Proprio ce l'avevo dentro, insomma, sono cresciuto così. Poi ho fatto anche il liceo classico, sono andato bene, però a un certo punto della mia vita, come racconto spesso in tutte le interviste, insomma, lo dico anche adesso perché fa parte del mio percorso, io facevo il liceo classico, andavo così così, adesso lo posso dire dopo tanto tempo, non ero un granché come studente, insomma. E mio padre compra, perché in casa non c'era, compra un pianoforte e lì mi segno il destino, perché vedo sto oggettino qui. Tra l'altro, il pianoforte è quello sul quale ho studiato, qua è in questo ufficio, quindi l'ho tenuto come oggetto a cui sono Allora, immagino. affezionato, ovviamente.
Compro un pianoforte, io comincio a suonare, trovo qualche accordo e mi appassiono, mi innamoro pazzamente della musica, di quegli accordi, l'armonia, per esempio. L'armonia è stata una cosa importantissima, è una cosa importantissima per me. Vedere con una mano tre note che formavano questa cosa strana che si chiama accordo, l'ho saputo dopo che poi era un accordo, e soprattutto sentire in radio o in televisione quelle strane cose che c'erano dietro un cantante. Io ero naturalmente affascinato da quello che c'era dietro. Poi seppi che si chiamava arrangiamento, seppi che sarebbe stata la mia vita, allora non lo sapevo. Insomma. Allora poi insomma, ho fatto un po' di scuola, poi a un certo punto, alla fine, per farla corta, una mattina mia mamma mi sveglia per andare a scuola, io apro gli occhi un secondo e dico, mamma, allora io non vado a scuola oggi. Ma non solo, no, non ho finito, non ci vado più. Mi sono gelato, poi i bambini hanno gelata. Mi sono gelato dall'altra parte, ho dormito fino a mezzogiorno, e da quel giorno mio padre, quando mi sono svegliato, mio padre era già stato al conservatorio per iscrivermi e prendere le prime informazioni, e da lì è iniziata la mia vita, insomma. E non mi sono mai staccato dalla musica. Il conservatorio è stato importantissimo, lo benedico, perché io così facendo sono sempre stato in grado di unire, vabbè, insomma, la passione per la musica di allora in locale, quelle cose lì, il rock, il beat, i Beatles, i Rolling Stone, tutto quello che è venuto dopo, che l'ho seguito tutto, anche adesso lo faccio, con lo studio e con la tecnica e con la preparazione. Unendo questi due aspetti importantissimi, mi sono costruito una carriera, poi dopo il resto è storia, il resto viene da solo, poi non ho più smesso, ecco, da quella mattina lì io non ho più smesso di fare musica. Accennavi appunto, ascoltavi la musica degli anni 60, quindi Beatles, Rolling Stones, eccetera, ha fatto parte della tua giovinezza, della tua gioventù attiva, perché in quel periodo erano i cavalli di battaglia della gioventù degli anni 60. Era una grande rivoluzione. Io tra l'altro non lo sapevo neanche, perché ero talmente giovane che non sapevo che quella era una rivoluzione in corso. Per me era così la musica. Allora vedevo, sentivo questi gruppi, mi piacevano matti. Conoscevo anche le altre cose, perché con mio padre le vivevo tutte indirettamente, cioè mi ha influenzato moltissimo. Quella musica degli anni 60, proprio parlando dei Rolling Stones, dei Beatles, e da lì poi anche Pink Floyd, no? Tutti questi colossali gruppi che poi rimangono nella storia, così come Beethoven, Bach e altri rimangono nella classica, ormai loro fanno parte della leggenda della musica e quindi saranno e rimarranno probabilmente nei secoli a venire come pietre miliari che hanno di fatto formato lo spartiacque da quello che era una musica precedente gli anni 60 e inizi anni 70 e tutto quello poi che è venuto dopo. Ma quanto ha influenzato sulla musica italiana che in quel tempo, negli anni 60, ricordo di Sanremo, io quando ero piccolo, dove ancora, io mi ricordo la sera che vinse il Festival di Sanremo Adriano Celentano, no? Con Chi non lavora non fa l'amore, e parallelamente nel mondo anglosassone uscivano fuori gruppi già rock forti, già c'erano i Rolling Stones, già c'erano i Beatles, c'erano altri, quindi c'era veramente una differenza sostanziale. C'era una differenza, cioè, diciamo, l'Italia, noi eravamo un po' indietro, però assorbivamo comunque con un anno di differenza, insomma, con qualche differenza tutta la musica. Tra l'altro, per esempio, anche io ricordo, hai citato Celentano, Celentano fu un trasgressore fantastico, Chi non lavora non fa l'amore, insomma, non è un testo così normale, banale. Il ragazzo della via Gluck, io vado indietro, sono più vecchio, me lo ricordo, il ragazzo della via Gluck, in pieni anni 60, nel 64-65, invece di una canzone d'amore, mi manchi amore, le colline sono i fori, qua e così, lui fa un pezzo sull'ecologia. Ci vuole un matto, gli inietta genio. Quindi delle cose forti, importanti, che avrebbero svoltato, ce n'erano anche in Italia.
ce n'erano anche allora. Io ho avuto la fortuna, io amassero la musica, sentivo tutto, a me piaceva tutto. È sempre stata una mia caratteristica, quella di amare tutte le cose. Tutti, adesso stiamo parlando del beat, quell'epoca lì, però dopo, poco tempo dopo, mi appassionai molto al jazz. Io l'ho amato tanto, seguito, anche suonato un po', così, Infatti hai cofondato, leggendo una tua biografia, hai cofondato una big band proprio negli anni del conservatorio o subito dopo il conservatorio, No, no? no, Da giovanissimo. allora, è una cosa che mi piace raccontare perché è molto bella. Negli anni 70, alla fine degli anni 60, il direttore di allora del Conservatorio di Bologna, il maestro Adone Zecchi, fu un grande, ebbe l'idea di inserire tra i corsi all'interno del Conservatorio un corso di musica pop. Si chiamava allora musica d'uso, termine non bello, non mi è mai piaciuto così, che era riferito a un indie meat, Paul Indie Meat, così. Però non lo sapeva nessuno, era brutto quel termine di musica d'uso, che musicaccia da consumare, ecco. Però si chiama così, c'è stato, e io fui il primo allievo di quel corso lì del maestro Ettore Ballotta. Il primo allievo e mi cambiò la vita, perché io sentivo che era una cosa tremenda. I primi giorni, i primi mesi lì dentro, nel tempio della musica classica, Ah, sentivi in certo. un'aula chiusa, da un'aula chiusa, sentivi il suono della batteria. Pa, pu, tru, pa, pa, pa. Vedevo i maestri, gli altri insegnanti. Tutto così. E invece stavamo facendo qualcosa di importante, di buono, e quell'anno lì, assieme ad altri allievi, che poi sono miei colleghi, sono persone precise che conosco e vedo ancora, fondammo una big band. E fu un evento, perché una big band con il basso, la batteria, un volume assordante in sala Bossi, dove il giorno prima avevano suonato Bach, fu un evento. Però fu molto, molto formativo per me e anche Ah. per gli altri che erano con me, che lavoravano con me. Immagino, in quegli anni poi c'era anche la Dottor Gizzi Jazz Band di Maestro Giardina e dei tanti che poi si sono Pupi Avati, Lucio Dalla e tanti altri che ci sono. Quelli erano un pochino più grandi di noi. Sì. Lì, quando noi avevamo la vignetta, eravamo veramente dei bambini, eravamo dei. Quelli erano già dei professionisti. E comunque ci furono dei punti di incontro con Pier Giorgio Farina, ricordo, in Guelguali, queste persone che si appassionarono e si incuriosirono a vedere questa big band al conservatorio. Quindi ci vennero a trovare, me lo ricordo bene. Bologna è sempre stata, diciamo, molto, no, fervida, è sempre stata in movimento nella musica, anche Bologna, adesso. sì, anche adesso, sì. Anche adesso. In quegli anni, che cosa ti ricordi nello specifico? Come si viveva la musica a Bologna rispetto alle altre città d'Italia? Perché Bologna è sempre stata una città universitaria, ha sempre avuto degli ambienti al chiuso durante l'inverno in cui la musica si faceva, si inventava, era un luogo di ritrovo, era un modo per stare insieme, era un modo per socializzare, ma non solo, c'era una cultura musicale molto, molto Sì, attiva. allora c'erano, vabbè, allora non c'erano le discoteche, non c'erano i DJ, non c'era disco music, in qualsiasi posto, in qualsiasi locale c'era un'orchestra, un orchestrone, un orchestrino, un duo, un pianista, e quindi c'era una diffusione di musica che non ci sarà mai più. Purtroppo poi le cose cambiano così. Quindi c'erano molti musicisti, tutti suonavano. Un musicista che, tra virgolette, non aveva lavoro, non esisteva, perché c'era talmente tanto giro. Io poi conobbi, non ho mica conosciuto solo dei grandi musicisti, anche dei ragazzi come me, alle prime armi, tutti andavamo a suonare, eravamo tutti impegnati e suonavamo e c'era.
c'erano i grandi locali dove c'erano le grandi orchestre, Engelwaldi, Paolo Zavallone, Pier Giorgio Farina, c'erano i localini e si faceva molto jazz, perché Bologna per il jazz è stata una città molto importante in quegli anni. Era un po' come adesso è Umbria Jazz, Bologna, e c'erano concerti del jazz tutti gli anni. Io ricordo un momento straordinario dove a casa, io uscivo di casa alla sera, raggiungevo Palazzo dello Sport in 10 minuti a piedi e andavo a vedere Miles Davis. Era quasi normale. Pazzesco, C'era Miles pazzesco. Davis, ho visto Charlie Mingus, adesso non ricordo. Leggende, Tutte leggende. passavano da Bologna, io prendevo, andavo e andavo. Poi c'erano dei locali dove poi questi musicisti andavano, perché il musicista jazz, i grandi, amano suonare, non fanno le star, i VIP, così. Finivano il concerto, prendevano, andavano in un locale, ma E il locale, continuavano. andavano nel locale a suonare così. Però la cosa bella era che quel locale lì non era poi così esclusivo, devi essere un VIP conoscere per entrare. Io avevo 18 anni, 19, entravo, non mi fermava nessuno. Ho conosciuto il Vin Jones, ho conosciuto Bill Evans, ma perché erano lì, mica perché avessi particolari conoscenze e così. E hanno influenzato un po' anche il tuo punto d'arrivo, cioè vederli come star a portata di mano, a contatto di gomito e dire io mi piacerebbe diventare come loro. Si sono serviti come, Beh, diciamo, come punti di riferimento. mi sono serviti molto, ovviamente suonare così io non ci arriverò mai, perché avevo già 19 anni, quella era gente, Davis, ma quelli che a quell'età lì erano già dei grandi, erano già famosi nel mondo a quell'età lì, 18-19 anni, però l'ho vissuto in pieno quel periodo molto musicale dove era facile frequentare la musica. Era facile. Certo, era molto bello, cosa oggi assolutamente inimmaginabile. Adesso Molto immaginate, certo. così. Adesso è inimmaginabile. Dopo gli anni 60 passiamo agli anni 70. Gli anni 70 sono caratterizzati dal fatto che sono stati citati dalla storia come anni di piombo, no? Gli anni 70, brigate rosse, rapimenti e situazioni, sequestri di persona, situazioni molto pesanti che la società civile ha dovuto affrontare, questa piaga del terrorismo. Anche la musica, per certi versi, anche lei di riflesso ha vissuto una sorta di rivoluzione anche in quegli anni, proprio legati al sociale, no? Tant'è vero che sono nati il cantautorato, è nato il cantautorato, è nata quella musica d'autore, diciamo. Ecco, tu come l'hai vissuta? Quali sono state le caratteristiche degli anni 70? Che c'era la musica d'autore e il cantautore, no? Che era, diciamo, il cantante impegnato, che si faceva i testi, con la chitarra suonava e si è vissuto, almeno io so, poi sono cresciuto con questo genere di musica che ha caratterizzato quegli anni. Ma sì, io i cantautori li ho apprezzati subito, li ho amati subito. Ho vissuto in pieno di quegli anni di piombo, quella rivoluzione musicale che si rifletteva poi in ogni aspetto della musica. Però mi piaceva comunque, amavo anche la musica commerciale, che la musica commerciale continuava il suo percorso, non si è mai fermata. E diciamo, una mia caratteristica è stata sempre quella di assorbire tutto e amare tutto comunque. Quindi io tutti quei gruppi, soprattutto gruppi pop, di rivoluzionari, di Jethro Tull, Emerson, Lake and Palmer, tutti, adesso sono un po' impreparato, non me li ricordo, però li ascoltavo tutti. Io sono stato un acquirente di dischi pazzesco, sono una gioia per i negozi di dischi, li compravo tutti. E poi mi piaceva anche la musica dei cantautori. Forse all'inizio non l'apprezzavo fino in fondo perché ascoltavo molto la musica e meno le parole, quindi ero più orientato a sentire Jethro Tull, Emerson, Lake and Palmer, di quel momento lì del rock straordinario, indimenticabile, le Zeppelin, Assolutamente. assolutamente, che
bello, affascinante parlarne adesso, perché per me era normale. Sarà uscito un nuovo pezzo, come si chiama? Vuola da Love. Avrei mai immaginato che sarebbe diventato un pezzo di storia della musica che lo fanno così. Io ho vissuto, e la ricordo con piacere, ho vissuto il primo giorno che uscì, pum, quel pezzo lì, che è un pezzo di storia, che quello è una bella richiesta, e me li ricordo tutti. Police, quando uscirono, il primo pezzo. Sei mai stato un rocchettaro, Celso? Sei mai stato un rocchettaro? Sei mai stato veramente un appassionato di rock negli anni 70, quel periodo in cui c'erano questi gruppi favolosi che passeranno come leggende, ovviamente, della musica? Certo, non come altri. Ecco, allora mi ricordo, tra i ragazzi della mia città, così, c'era gli appassionati musicisti, c'era una suddivisione. Io funk, non ne voglio sapermi quella roba là, con tutti i luoghi comuni, contro tipo quei capelloni che suonano forte, come diceva anche mio padre. Che tra l'altro è interessante e simpatico questa cosa qui. Cioè, mio padre mi diceva, ma tutti i vecchi di allora, con i capelli lunghi, sempre sono due accordi, ti sporchi. Tutto vero, aveva ragione. Non sapeva però che quella era la rivoluzione, era in atto una rivoluzione. Facevano i vecchi un'analisi perfetta, non avevano torto, però era quello il futuro. Forse allora quelli non ci arrivavano, ma torna, vedrai. No, invece non torna più, perché non è tornato più. Maestro, come una curiosità che mi viene così, come hai vissuto Woodstock l'estate del 69? Non mi ricordo. Io no, come hai vissuto l'epoca Woodstock, l'estate del 69? No, come si sentiva in quegli anni, cioè in quel periodo, si è sentito che Woodstock ha rappresentato veramente la vera svolta? Certo che ha rappresentato, è stato importante. Io poi avevo questa fortuna che qui accennavo prima. Poi quei gruppi lì venivano a Bologna, ma uno non se l'immagina neanche. Invece questo succedeva. Io andai a vedere tutti. Adesso non ricordo i nomi, era così diffusa. Anche quei gruppi celeberrimi lì, li ho visti tutti a Milano. Cioè, i concerti dimenticabili, il reggae, come si chiama, faccio una brutta figura, Bob Marley. Vedere un concerto indimenticabile, c'ero. La cosa bella di quel momento lì, sì, era in atto questa rivoluzione, ma la vivevi. E nella tua città venivano. Incredibile. Guarda, c'è un contributo di Letizia, che lo leggo subito, proprio perché si collega a questa riflessione che stiamo facendo. E io chiaramente devo abusare della tua presenza, perché per me sei una fonte inesauribile di testimone oculare diretto di quegli anni straordinari che hanno segnato un'epoca veramente, che segneranno un'epoca assolutamente indimenticabile. Letizia ci chiede e ci dice: posso fare una domanda? Nella mia ignoranza a riguardo, mi sembra che ci si ricordi oggi maggiormente di canzoni di 40 anni fa piuttosto che di canzoni recenti. Esiste ancora la storia della musica a livello di personaggi leggendari oggi, secondo te, maestro? Vabbè, se i personaggi di oggi diventeranno leggendari, lo sapremo tra 40 anni, quindi non possiamo saperlo. Può darsi che qualcosa di adesso, di grande successo, di cui magari la gente dice, ma sì, come diceva mio padre, sto parlando di mio padre, mi emoziona anche, come diceva mio papà, e invece non è vero, avevano torto, sarebbero diventati la leggenda, perché mio papà, scusa se lo cito, parlava poi dei Beatles, parlava dei Rolling Stone, parlava dei Led Zeppelin, così. Quindi io non lo escludo che anche oggi che ci possa essere qualcosa che tra 40 anni sarà ricordato di uguale spessore artistico. Non possiamo dirlo, sarebbe presuntuoso
sarebbe presuntuoso dichiararlo adesso. Decidere questo qua non farà niente, questo non è niente, mentre 40 anni fa quel brano, quel gruppo, quella musica là è un'altra cosa. Io modestamente ne penso questo. Cosa ascolti tu volentieri oggi di musica di oggi? Allacciandomi alla domanda di Letizia. Poca roba perché non ho tempo. E poi voglio dire, dopo 50 anni, 60 anni di musica, ho anche diritto a non aver voglia di ascoltare musica. È un mio diritto. Siccome la faccio ancora e suono ancora, e faccio dischi ancora, oggi ho appena finito di fare, di lavorare a un progetto di cui parleremo. Quindi a me a quest'età qua piace molto, mi sta piacendo molto, ritornare alla musica classica, perché ho tante cose, io vengo da lì, ho studiato al conservatorio, l'ho amata molto, quindi mi capita, che ne so, di perdere una sera di tempo per sentire la saga della primavera di Stravinsky, ma non per fare lo snob, perché ti viene voglia di riallagarti, di ritornare a un passato, ti viene questa voglia a quest'età così. O il jazz, sono un grande amante del jazz. Sentire un disco di Oscar Peterson, per esempio, lo sento anche adesso. Il disco di Evans, tutti i pianisti che ho amato tanto, cioè, sono giorni questi in cui parliamo del Festival di Sanremo che si è appena concluso, no? Tu sei stato presente in tantissime edizioni del Festival di Sanremo sotto diverse con diverse figure, nel senso che sei stato anche produttore, sei stato compositore, sei stato direttore d'orchestra, hai presentato, guarda, cito alcuni nomi, tanto per renderlo noto anche ai nostri spettatori: di Annacci, La di Biciclette, Bocelli, Patti Pravo, Nella Vanoni, Stadio, Gianni Morandi, Pausini, Rene Grandi, Ramazzotti, Tiziano Ferro, Elisa, tutti coloro, Giorgia. praticamente Giorgia, sì, guarda, tanti, tanti. Infatti, se mi dimentico qualcuno, mi scuso, ma proprio perché sono tanti, mi sono annotato un po' di nomi. Se, certo. Giusto per rendere l'idea e per semplificare il calibro della tua collaborazione al Festival di Sanremo, no? Il Festival di Sanremo è iniziato nel 91, la tua collaborazione, no? Nel Festival di Sanremo con la tua prima partecipazione, almeno leggendo così dalla tua biografia. Sì, era il 1991, era solo un anno, perché tutto riiniziò nel 90, che era stata ripristinata l'orchestra. Grazie, va citato, va ricordato perché è stato geniale, Adriano Ragozzini. Sì. Il decennio prima si faceva in playback, che è terribile, però è successo così. E io c'ero anche quelle sere lì, quando era in playback, i primi dischi di Eros, i primi Sanremo, Adesso Tutto era promessa. Quindi il 91 fu il secondo anno della grande orchestra ed era una grande novità. Risentire un brano suonato dall'orchestra. Io l'ho vissuta così, poi ho ripreso ad andarci a Sanremo ed è stata un'abitudine bella, molto bella. Poi mi sono anche divertito perché, insomma, vedi un po' anche celebrato il tuo successo e certe volte che non fa male. Certo. Sempre lavorare dietro, sempre così. C'è. Hai partecipato come direzione d'orchestra, qual è l'impatto? Esiste questo panico da palco del Festival di Sanremo? O vedo che tutti coloro che si presentano lì hanno sempre un impatto molto sentito, no? Un'emozione particolare. Esiste? Ma certo che sì, esiste, poi ci si abitua, così, però insomma, è sempre il solito discorso, ti giochi la carriera in 4 minuti. Quello è sempre così, anche quando a Sanremo ci vai che hai 60 anni. Lì ti rimetti in discussione per un attimo la tua credibilità, la tua immagine. E quindi è un momento di grande emozione, di brivido, insomma, quando sei sul palco, lì sai che male che vada ti vedono 10 milioni di persone. Sai che è il tuo momento. Non ce la fai non essere emozionato, non essere teso.
Sanremo è stata anche, diciamo, ovviamente un grande, ha sfornato dei grandissimi artisti. Grandissimi artisti che, tra l'altro, a Sanremo poi spesso hanno anche fatto una magra figura. Parliamo di Zucchero, parliamo lo stesso Vasco, che sono arrivati praticamente in coda, no? Alla classifica poi finale. E invece si sono rivelati poi delle star indiscusse a livello nazionale, internazionale. Quindi parliamo di situazioni che erano al contrario rispetto. E diciamo che può succedere, a parte che noi abbiamo citato Vasco e Zucchero, va detto però che poi non ne ricordo altri che siano arrivati ultimi e poi abbiano fatto tutto un successo così straordinario come appunto i suddetti. Diciamo che capita, succede che un artista che è un pochino più avanti, basta essere un pochino più avanti di quello che può essere la percezione della gente, va e non viene capito. Poi magari immediatamente dopo, un anno dopo, 6 mesi dopo, così, cioè, succede, è quasi normale. Anche adesso, il Sanremo di quest'anno, vedo che nelle classifiche dei brani più ascoltati, più trasmessi nelle radio, c'è un gruppo, non sono quelli che hanno vinto, insomma, è uno a sorpresa che io non mi ricordavo neanche che esistesse. Succede. Ti ha dato l'impressione Una vita spericolata proprio di Vasco Rossi quell'anno quando uscì che poi diventasse questa canzone una canzone importante nel momento in cui è stata cantata al Festival di Sanremo? A me sì. Io ho visto questa, tra l'altro io Vasco lo conoscevo già, non l'ho fatto io, l'ho prodotto io Vita Spericolata, però è stato eseguito e prodotto e registrato alla Fonoprint. C'erano due studi, uno di fronte all'altro. Io ero dall'altra parte, io ero di fronte, quindi lo vedevo un po', questo ragazzo vedevo così, che lo conoscevo già un po' di vista, così. Quando è arrivato quel brano, non c'è stato ogni dubbio. Io mi ricordo una cosa che racconto, così a proposito di Massimiliano Pani, Nina, mi ricordo che mi chiamò e disse: "Ma voglio un pezzo di questo Vasco, dov'è? Fammelo conoscere." E così, subito, ma una settimana dopo. Quindi sì, la percezione fu quella, sì. C'è una domanda qua, eccola, la leggiamo insieme. Angioletta Masiero ci porta un attimo fuori, poi ci ritorneremo anche al festival, ma anche ad altri aspetti che abbiamo adesso toccato. Angioletta Masiero ci pone questo quesito, questa domanda. Giovanni Allevi ha affermato che la musica non è fatta di note corrette, ma di passione, dedizione, intuizione travolgente. Lei, maestro Valli, è d'accordo con questa affermazione? Ma sì, io toglierei solo una cosa, la leggo qua, non è fatta di note corrette. Ecco, non è vero, vanno bene anche le note corrette, non c'è niente di male a fare delle cose corrette, però diciamo che solo corretto, senza passione, senza dedizione, eccetera, eccetera, come sto leggendo, non c'è una grande musica, c'è un sottofondo. Ecco, quindi la musica è fatta di tutte queste cose, però non ho niente contro quelli che studiano bene la musica, la fanno in maniera corretta. Ci vuole anche quell'aspetto lì di musica giusta, corretta. Questo, insomma. Una domanda adesso alla differenza tra gli interpreti e i cantautori o comunque coloro che amano scrivere i pezzi, no? Tu hai vinto il premio Leone d'Oro alla carriera con un pezzo, se non ricordo male, della Pausini, può darsi che mi ricordi male, però. E poi nel 2011 il disco di Diamante con l'album Vivere o Niente di Vasco Rossi. Sì. Collaborare con un interprete e con uno invece che si scrive i pezzi come Vasco. Laura Pausini è un interprete, mentre Vasco è uno che i pezzi se li scrive. Che differenza c'è? Ma
Diciamo che l'interprete, se è un grande interprete, come nel caso per esempio di Laura, è un brano che se lo fa suo, appena lo canta. Quindi non c'è alla fine una grande differenza, perché uno che lo fa e basta non va da nessuna parte. L'interprete, il vero grande interprete, è quello che diventa, al momento in cui canta, diventa l'autore stesso. Questa è la cosa importante, e lo vedo, lo noto, perché poi a posteriori si dice spesso, certo, quel pezzo lì, se non lo faceva, così. È vero, perché quel pezzo lì è un po' un terzo autore, l'interprete, il grande interprete. Quindi non trovo ci siano delle differenze così grosse. Il cantautore, vabbè, gli nasce così, non deve dire niente, non deve dimostrare niente. La canta è di sua e si sa che è sua, è figlia sua proprio. Questo, il grande interprete invece è quello che lo fa diventare suo. Cito un po' di produzioni. Ho letto da una tua biografia che praticamente tu hai partecipato, collaborato a vario titolo, come arrangiatore, come compositore, come produttore, eccetera, a oltre 110 produzioni, ripeto, o comunque hai collaborato a oltre 110 momenti musicali, tanto per intenderci. Parlo di Emma, Biagio Antonacci, Il Volo, Irene Grandi, Noemi, Vasco Rossi, Francesco Renga, Ornella Vanoni e tanti altri, Mina, Celentano, eccetera, eccetera. Tantissimi, 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 la storia della musica italiana, no? Quindi hai conosciuto veramente il dietro le quinte di questi personaggi. Qual è Certo. il fil rouge che può fare da collante tra tutti questi personaggi che ovviamente avranno una smodata passione per la musica, altrimenti avrebbero cambiato mestiere e avrebbero fatto altro, oltre al successo che hanno ottenuto? Ma qual è il filo che tu hai visto che lega in qualche maniera tutti quanti alla musica? Il filo rosso, diciamo che è la grande passione, si percepisce che questi personaggi qui sono votati alla musica e all'arte, non sarebbero capaci di fare altro. Ecco, hanno una dedizione e una sofferenza anche. Una sofferenza quando affrontiamo un brano così, una partecipazione al brano. A quello che stanno facendo, maggiore degli altri, un coinvolgimento maggiore. Proprio capisci che tu questo volevi fare nella vita, tu stai facendo questo, non faresti altro. Questo. Secondo te, perché ci sono artisti, non faccio nomi perché è antipatico e sarebbe anche ingeneroso, che hanno avuto degli enormi successi, grandiosi, per un anno quelle musiche si sono sentite a tamburo battente in continuazione dappertutto e sono poi completamente scomparsi, dimenticati, cioè non hanno avuto più la possibilità di riaffacciarsi con un altro brano di successo, quando invece ci sono persone che hanno continuità, è perché hanno più opportunità? Oppure perché magari c'è qualcuno che crede ancora in loro e investe su di loro, oppure semplicemente perché veramente la vena creativa è terminata. No, diciamo che anche il caso, anche al suo peso, uno che ha la fortuna di nascere in un momento dove esisteva uno spazio che proprio reclamava quello stile lì, quel cantante lì, ecco, uno entra, quello spazio diventa suo, se lo fa suo. E non ce n'è, prosegue negli anni così. Altri, che ne so, magari non riescono a trovare uno stile personale che riesce a farsi strada, quello è importante. Per esempio, Sì, prego, 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 scusa. i successi troppo grossi, quelle trovate così di così grande effetto, no? Non portano fortuna. Questa è una cosa che si dice nell'ambiente ed è vero, perché dopo cosa fai? Vabbè, hai fatto questo gol qui, ma adesso cosa fai?
Allora, magari quelli che assieme ad una canzone di successo, un brano di successo, riescono, individuano uno stile loro, uno spazio loro, ecco, quelli sono quelli che vanno avanti. Certe volte, però, lì il caso anche aiuta, anche la capacità personale di andare avanti, di autogestirsi è fondamentale. Bene, bene, bene. E ti volevo. Sì, prego, prego, scusami. No, quando azzecchi una cosa che è troppo precisa, è troppo quella, è un autogol per dopo, perché dopo non sai cosa fare. Invece se, cioè, l'ho già detto, insomma, se Avevo letto un'intervista di Vasco Rossi anni fa, il quale diceva che la canzone migliore la conservo sempre per l'LP successivo, quando ancora c'era il long play, no? Quando ancora c'erano i vinili e quindi si lavorava su quel bellissimo prodotto che ti rimaneva e parlava di musica, no? La traccia del vinile. E dice sempre, diceva appunto questa frase. Sei d'accordo? ah, beh, se lo dice lui, ci crediamo di sicuro, ma certo, perché Vasco, no, ecco, una cosa che so di Vasco, che vedo, che riscontro, che Vasco le canzoni le sa gestire. Magari mi affida un pezzo, poi vengo a sapere che non l'ha fatto in quel momento, era fatto 3-4 anni prima, e decidi di farlo uscire in quel momento. Sa custodire bene i suoi gioielli, diciamo. Vasco Rossi, hai una produzione che risale ormai, una collaborazione che risale dagli anni 90. Hai Credo partecipato, sì. E hai partecipato a tantissimi pezzi, a tantissimi album, hai collaborato assieme anche a Elmi, che è stato il produttore storico, Guido Elmi è stato il produttore storico di Vasco ricordiamo. e che lo ricordiamo, purtroppo è noi scomparso. Qual è stata diciamo, la caratteristica di questo artista? Perché ovviamente parlando di Vasco parliamo di una star indiscussa italiana sul rock, nel rock, che nasce negli anni 80 e va avanti da oltre 40 anni e dura nel tempo, inossidabile. Anzi, si può dire che è come il vino, no? Più va avanti con l'età e forse anche migliora per certi versi. Certo. Che caratteristiche ha quest'uomo per essere così straordinariamente artista? Non so cosa posso dire di belle cose su Vasco che non siano già state dette. Vasco ha tutto, è veramente, veramente si rivela nel tempo una persona speciale, un artista speciale. Riesce scavalca i tempi. Io non ho mai sentito nessuno dire Vasco è vecchio, ma anche i ragazzi, Vasco è Vasco, è lì. Chiude tre generazioni, sì, Sì, certo. anche di più. Ti Però faccio. Sì. so cosa dire, è appunto straordinario, appunto perché non ha una spiegazione, perché lui è così. Faccio una domanda, ti pongo una domanda che ti giro ovviamente da Simone Calligola. Una domanda, chi può essere l'erede di Vasco in Italia? Non ho idea. Non lo so perché i tempi sono diversi e quindi bisognerebbe individuare quell'artista che sa essere così trasgressivo e così innovativo, però bello, cioè come fu Vasco. Io ricordo che Vasco, ma sì, il primo pezzo, qualche giornalista, qualcuno era contro, ma suscitò alla fine pochissimo dissenso, fece successo subito, immediatamente. E quel pubblico lì non l'ha più abbandonato, c'è ancora oggi. E uno che sia così, anche questo, come ho risposto prima, è una cosa che vedremo tra 20 anni, 30 anni, così. Personalmente non individuo una forza così. Così, però posso Torniamo assolutamente sbagliarmi. perché, al Festival di Sanremo, perché le riflessioni che facevamo prima sul Festival di Sanremo hanno suscitato commenti che voglio parteciparti.
Dunque, Lucrezia Zancanaro ci pone questa riflessione. Risulto troppo polemica, eccola qua, te lo mostro. Risulto troppo polemica se penso che il Festival di Sanremo non sia più una piattaforma di lancio per un cantante e di conseguenza per la canzone che presenta, ma una passerella per i personaggi dello spettacolo? Le canzoni sembrano passare in secondo piano. Grazie. Vabbè, questa è una polemica che c'è da sempre. L'ho sempre sentita questa cosa, peraltro condivisibile. Diciamo una cosa, Sanremo, adesso i tempi sono molto cambiati, Sanremo 30 anni fa c'era solo Sanremo, la gente aspettava il festival e poi andava a comprare il disco quale, secondo gli anni che stavamo vivendo, e lo andava a comprare il giorno dopo. Adesso c'è Sanremo, c'è internet, ci sono le radio, c'è uno scenario talmente diverso che è imparagonabile l'effetto Sanremo che poteva avere una canzone 3 anni fa e quest'anno. Detto questo, mi sembra di capire che Sanremo è stato seguito e qualcosa da Sanremo esce sempre. Qualche cosa di forte esce sempre. È ingiusto. Sì, una vetrina di cose, una vetrina di successi, d'accordo, però qualche novità c'è sempre. Tu pensa soltanto agli grossi artisti. Non c'è un cantante che non abbia fatto Sanremo. Facciamo degli esempi. Chi è che non ha fatto? Dei grossi, quegli amati, dei big, i grandi artisti italiani. Non ce n'è mezzo. Boh, chi c'è? Nina, Celentano, ognuno ha i propri Li tempi. hanno fatti tutti, certo. Tutti, tutti. Adesso mi è venuta adesso questa cosa qui. Magari mi sbaglio, Sì, però. magari qualcuno ci sarà, però in effetti il 99% lo ha fatto, ecco, diciamo. Al loro tempo l'ha fatto. Quindi è una grande, tra l'altro è una realtà stranissima Sanremo, se pensi al mondo. Tu in Francia, in Inghilterra, in Germania, ma c'è una cosa come Sanremo? No, non esiste. Un programma così potente tuttora, anche secondo me, anche se è cambiato l'effetto Sanremo negli anni, certo, cambia tutto, però non mi risulta che ci sia una cosa. Una domanda che ci pone Francesco Schiavo e che è un po' punge su questo aspetto, no? Cosa pensa Maestro Valli della mancata citazione di un grande artista come Stefano D'Orazio a Sanremo, oltretutto vincitore con il Pooh del Festival? Beh, penso che sia una gaffe, sono d'accordo con lei, sono d'accordo con Francesco. Se è una gaffe, i Pooh sono stati una realtà straordinaria italiana e poi vinsero Uomini Soli, quindi non ricordarlo neanche. Gaffe, io lo definisco questo, e sono d'accordo con Stefano. Hai collaborato a un bellissimo e straordinario disco di Mina e Celentano, no? Le migliori. Questo nel 2016, se non ricordo male, vado a memoria. La tua collaborazione è stata con due big della musica italiana. Parliamo della storia anche lì. Praticamente tra te e loro due, tutti e tre eravate insieme e avete di fatto rappresentato con quel disco il meglio di quello che si può rappresentare negli ultimi Ma guarda, 40 anni. mi viene in mente una cosa. Quando ero bambino, torniamo ai racconti dell'infanzia, così, che sognavo, no? Io sognavo così. E pensavo, pensate, ma potrò un giorno io, quando sarà il momento, lavorare con il nuovo Celentano che ci sarà poi nel futuro, il nuovo Celentano, la nuova Mina. Così, ma speriamo, chissà, come si chiamerà il nuovo Celentano? Come si chiamerà la nuova? Per poi capire che invece sì, l'ho fatto e ho lavorato sempre con loro, ho incontrato loro, sono stato, mi ritengo una persona molto fortunata in questo senso. Che bello, Nina bellissimo. chiama a casa lei, cosa che racconto sempre nelle interviste. Non ho fatto niente. Un giorno ero in studio, dice: c'è una ragazza. Io non ho neanche risposto alla prima domanda, no, non sapevo chi fosse. Non c'erano i cellulari allora, era un altro mondo.
E poi mi chiama, scusi, mi dice, è una voce di donna, ma lei sarebbe interessato a fare qualche arrangiamento, così. Io dico, sì, scusi, con chi parlo? Mina. Cioè, ci ha raccontata questa cosa qui. E anche Adriano da tanto, tantissimo tempo, ci siamo sentiti tante volte, prima di cominciare a lavorare ci siamo sentiti tante volte. Poi un giorno mi disse, senti, però tu devi fare una cosa in televisione. No, fammi andare in televisione. No, cioè, io non volevo, ero un po' restio. No, tu la fai. Ed era Rock Poetic, che è uno dei più grandi successi televisivi degli ultimi anni. Escluso Sanremo e partite, Rock Poetic credo che sia il programma televisivo con ascolti più alti. Così. Io È devo dire che, un colpo di sedere, veramente, che ho avuto io. Cioè, devo dire che la tua, leggendo, ripeto, sempre la tua biografia, mi sono reso conto che hai avuto la coincidenza con la storia, cioè l'abilità di esserci al momento giusto, proprio perché sei un maestro, quindi sei dotato di grandi capacità. essere al momento giusto è una fortuna, non c'è Sì, nessun altro. ma sai, la fortuna si costruisce con le abilità e le qualità che sicuramente sono indiscusse, indiscutibili, no? Quindi questo a te è il merito, tant'è vero che, ripeto, rappresenti uno spaccato importante della musica italiana. E mi ricordo che proprio all'inizio tu hai collaborato anche con Battisti e con Mogol in una loro raccolta, parlo degli anni 80, sto parlando, che forse è stato l'inizio della tua collaborazione, della tua produzione, della tua. Sì. No, io Lucio Battisti non l'ho mai conosciuto, è un rammarico, no? Sono leggermente, percettibilmente un pelo troppo giovane per averlo conosciuto. Poi dopo è scomparso, no? Però hai collaborato a una produzione. Con Giulio Mogol, sì, facemmo una cosa con un gruppo inventato di cantanti bravissimi che poi successivamente diventarono i Tazenda. E si chiamava Il Coro degli Angeli fu uno dei primi tentativi di cover, che adesso le cover le fanno tutte. Allora, rifare un pezzo di Lucio Battisti, che era allora era abbastanza recente, I Giardini di Marzo, che ne so, era relativamente recente, era un atto di coraggio, e insomma, lo feci con molto entusiasmo, perché c'era un materiale artistico, musicale notevolissimo su cui Hai collaborato anche proprio agli esordi dei talent show, no? Di questi programmi, per esempio con la Maria De Filippi, di Amici, hai conosciuto, hai prodotto, hai lavorato, hai collaborato con artisti che poi sono usciti da questi talent, no? Cosa ne pensi del format talent? Quali sono le caratteristiche dietro le quinte del format talent? Beh, il format talent è un mezzo di straordinaria diffusione che poi mi ricordo ci furono dei discografici molto attenti che mi dissero, guarda che questo sarà il futuro, falli questi ragazzi qui, perché è un nuovo modo di diffondere la musica, di vendere, quindi successivamente ci aveva ragione, non dico chi è, però c'era ragione molto. E beh, sono un modo di diffondere la musica importante molto. Poi la qualità, se non c'è sempre, se ogni tanto c'è, quello è da vedere artista per artista, caso per caso. Io penso che il talent sia importante. Spersonalizzo un po', lo so, perché ti metti in una gara e sei e devi stare a queste regole e forse ti spersonalizza. Però se l'artista c'è, se il talento c'è veramente, viene fuori anche da lì. E il talento è importante. Qualcuno dice che un Vasco non sarebbe mai uscito da un talent, tu sei d'accordo? Sì, ma stiamo parlando sempre di tempi diversi. Allora non c'erano bisogno di tale, il Vasco uscì così. Un Vasco giovane può anche essere presente in un talent, trovare il suo modo di essere trasgressivo all'interno di quel talent, poi finisce il talent, poi fa quello che vuole.
cuore. Intanto però ha preso quel treno, ha sfruttato quel passaggio che è importante. Perché è importante, perciò, cosa fa un cantante? Io voglio cantare, e dove vai? Ah, certo. Andiamo sul lato pratico, dove vai? Saffetto. Allora, Sanremo sarà una cosa importante, vabbè, poi da lì diventi famoso, azzecchi quel, prendi quel corridoio, quella strada lì, e fai quello che vuoi. Il talent è un'altra cosa, sono delle occasioni. Al momento, in partenza, sono spersonalizzanti, poi dopo però è il palco, si accende una luce su un palco, tu usi quella luce lì, poi ce l'hai e poi fai che vuoi. Non sono così contrario ai talent. Io. Una domanda di Eliana Guerzi. Siamo arrivati a 55 minuti intanto, caro maestro, quindi come vedi il tempo è volato. Siamo a circa 5 minuti dalla fine del nostro incontro. Quindi è veramente volato, io avrei mille altre domande da porti, ma è stato veramente un piacere. Però, insomma, un po' di tempo ce lo prendiamo ancora, almeno per smaltire le ultime domande che arrivano e quelle che ho in mente. Altri 5-10 minuti ce li prendiamo. Okay. Leggiamo la domanda di Eliana Guerzi. Qual è l'artista con il quale ha avuto o ha più empatia? Per me è indimenticabile Terra Promessa di Ramazzotti, per quello che riguarda i brani che hanno partecipato al festival. Beh, Eliana, tu ti chiami Eliana, ti do il tu, scusa. Hai citato Ramazzotti? Certo, Ramazzotti, sì. Anche oggi ho lavorato con Eros, dopo 35 anni, dopo 40 anni, ho appena finito e riprenderò domani. Quindi sì, è stato un incontro magico, straordinario. Tra l'altro, maestro, se non ricordo male, tu eri il direttore d'orchestra della canzone di Terra Promessa di Eros, o ricordo male? No, l'ho fatto, però era a quel momento Sanremo in playback. Ah, okay. Ero lì, ma non dirigevo. Ok. Sì, Eros, insomma, è stata la fusione di un mio modo, una mia idea di produrre e di arrangiare i brani, una voce straordinaria che sarebbe diventata straordinaria. Certe cose accadono, lì non è colpa né merito di nessuno. In quel momento lì c'era la voglia, l'esigenza, c'era quel buco lì da riempire. E ci voleva uno come Eros, e Eros c'era, ed è successo tutto. Poi questa collaborazione si è intensificata, ha preso forma, è cresciuta e siamo ancora qua. Maestro, nel calcio il talento si vede subito, perché si vede uno che sa palleggiare, che sa smistare la palla, no? Quando uno è talentuoso lo si vede, perché è veramente una persona che spicca rispetto agli altri. Nella musica il talento come si riconosce? Ma io ho una presunzione, adesso faccio una battuta. Io mi bastano 4 misure e capisco se un musicista tale, l'esperienza, così. Non so, si sente non solo cosa, ma come lo fai. Io ho questa presunzione, qui lo so, vabbè, è una battuta che sto facendo adesso. Ci crediamo assolutamente. Però se uno c'è, come non lo so, perché se no sarei capace anch'io a suonare o a cantare come lui. Questi sono di quei misteri della musica che sono affascinanti. Perché tu mi piaci più un'altra? Boh, non lo so, però è così. A che lavori stai lavorando in questo periodo? Quali sono i tuoi impegni attuali? Che cosa stai facendo in questo periodo di Covid? Tra l'altro difficilissimo, e si lavora ovviamente con tante cautele e attenzioni. Si fa fatica. Io lavorando in studio, lo studio
lo studio è mio, vado e vengo a piedi da casa mia, casa studio, quindi è un po' come essere a casa. In quel senso sono molto molto fortunato, perché posso andare avanti facendo finta che non esista, poi ci sta coinvolgendo tutti. Scherzi, soffriamo tutti, lo subiamo tutti il Covid. Maestro, siamo ormai in chiusura. Ti faccio un'ultima domanda e ti ringrazio intanto della tua veramente squisitissima partecipazione, no? Piacere, è un piacere. Cosa consiglieresti a un giovane? A un giovane che non sa niente di musica e che ascolta soltanto la musica, di farla la musica, di ascoltarla o di farla ed ascoltarla insieme? Beh, la musica prima di tutto la devi ascoltare, la devi conoscere, ti devi innamorare della musica e quindi questa è la prima cosa. Poi farla, io dico, ci devi credere. Non sarà facile, ecco, dico ai giovani questo, è dura, però non, io da musicista, da uomo che ho dedicato tutta la mia vita alla musica, non riesco a dire no, lascia perdere, fai un altro lavoro, così come fanno poi certi genitori e magari hanno ragione, li capisco così, non riuscirei a dire no, sta, no, cambia, un altro lavoro, trovati, che sono tutte le raccomandazioni che io mi ricordo dei vecchi, ma no, trovati un lavoro sicuro, fai questo, certo. E come posso dire io? Io sono con voi, sono con i giovani, cioè, fatela, credeteci, non sarà facile, però c'è la passione, l'entusiasmo che è una forza, pazzesca. Che chi non, ecco, chi non ce l'ha questa passione, non capisce. Ma Ah, io certo. voglio fare questo. Ma no, ma scusa, fai questo, che lei sei tranquillo, vai, hai il tuo stipendio, tranquillo. Ecco, è in molta buona fede la persona che non capisce, però non capisce. Non capisce Assolutamente. che c'è un'arma, che si chiama la passione, che se ce l'hai ti capisco, io sono come te, ragazzi. Se non ce l'hai... I progetti ai quali stai lavorando, quali sono i tuoi progetti attuali? Parlavi di un disco con Eros Ramazzotti che stai proprio in questi giorni lavorando, Sì, ho appena cominciato, quindi andrò avanti per diversi mesi. Non no? Ecco, ero solo. quanto dura la produzione di un disco in questo caso? La lavorazione di un disco, Questi quanto. sono molti brani, molti brani, 3-4 mesi almeno. Poi speriamo che Eros non mi senta, perché lui vorrebbe tutto prima. Quindi, cioè, questo non lo so. Qual è la persona appunto con cui hai maggiore empatia, che hai avuto, con chi hai avuto maggiore empatia nella scelta dei brani, proprio anche nell'approccio personale, nella lavorazione Ma di un diciamo, brano o di un disco? non è per evitare la risposta, diciamo con tutti, perché se no, perché sono una fare, se no, ecco, se no il progetto si chiude prima. Se posso raccontarlo di aver lavorato con Eros, di averlo fatto, è perché il progetto è andato avanti. Perché quando manca quell'empatia, quando manca... La cosa si ferma, si interrompe, mi è già successo, non lo racconterò, mi è già successo e quindi non potrò mai raccontarlo. Non è tra questi nomi la persona con cui così. Per cui. C'è un saluto di Francesco, complimenti per la piacevole discussione, grazie ancora, buona serata. Grazie Francesco, grazie infinite. C'è anche un commento di Edmondo Scandiani che dice Celso è un gran drago. Nominare, non lo conosco. Grandissimo, grandissimo. Maestro, Gallagher degli Oasis aveva detto una frase che mi piace ricordare con te. Se 10 persone ascoltano lo stesso brano, ognuno molto probabilmente ha opinioni diverse. Ritieni che questa sia un'affermazione plausibile o è un'invenzione di un di Beh, un notissimo artista, grandissimo artista, ovviamente. no, ma posso essere d'accordo. Uno lo percepisce in un altro modo, ognuno lo percepisce a modo suo.
per cui non sono delle opinioni, magari viene coinvolto dal brano, gli piace, però lo percepisce in una maniera, secondo la cultura che ha, secondo il momento che vive, secondo tante cose. Non è sempre lo stesso modo di percepire un brano, di viverlo, di ascoltarlo e di giudicarlo anche. Quindi ci sta, quindi sono abbastanza d'accordo che le opinioni sono diverse, sono il tipo di percezioni sono Quando ti trovi in discussione su alcuni brani, magari a te può piacere inserirlo e all'autore no, o viceversa, qual è appunto di mediazione, il punto d'incontro? percezione, posso dirlo a fine Certo. intervista, deve sempre avere ragione il cantante. Ha ragione il cantante. Perché il disco, io lo dico con simpatia, proprio senza polemica, il disco è suo, se lo vuoi così, lo facciamo così. Deve essere così. Non esiste che io mi inserisca nel tuo percorso artistico, cioè no, devi fare così e così. Chi lo fa sbaglia, poi dopo non va avanti. Hai lavorato, hai recentemente chiuso il prossimo disco anche di Vasco, se non erro, che uscirà dopo l'estate? E esce dopo Quando? l'estate, esattamente non so ancora quando, però dopo l'estate, sì. Speriamo. Questo di Eros, quando è previsto, maestro? Anche questo dopo l'estate. Tutto di solito sono. Ci puoi dare qualche anticipazione oppure top secret? Top secret, lo sto ancora facendo, quindi non so cosa dire. Io ci credo molto nei brani. Mi riallaccio a quello che dicevo sui ragazzi, dovete crederci, dovete credere, io ci credo. Bisogna anche certe volte anche raccontarsi qualche balla, però crederci e essere convinti, perché se per primo tu non credi in quelle cose che fai, ragazzi, finisce tutto. Tu che hai Quindi. vissuto 50 anni della musica italiana e hai visto anche il successo della discografia degli anni 70, 60, 70, 80, no? L'altra sera parlando con Massimiliano Pani, nella nostra intervista, ci dicevano la bellezza anche del dono di regalare un disco, un vinile all'epoca quando noi eravamo ragazzi, quando si andava ad una festa, era in uso praticamente o portavi un profumo o portavi una scatola di cioccolatini o... E questa era la prevalenza, portavi un bel disco. E quel disco parlava di te, parlava della persona che lo riceveva, era un modo per stare insieme anche ascoltare quella buona musica. Oggi con la crisi della discografia non c'è più nessuno che compra i dischi perché se li scaricano attraverso le piattaforme. Posso essere un attimo ottimista? Io invece Certo. dirò che oggi, per esempio, con la crisi del supporto, dei pezzi gratis che non ti devi scaricare, è proprio il vinile che in qualche modo potrebbe salvare questo settore in grande crisi. Perché il vinile sta tornando a piacere. Allora lo chiamavano un disco, adesso si chiama il vinile, però insomma è per quello, perché è bello anche l'oggetto, è bello anche e quello non lo puoi cambiare. Se io ti faccio un regalo, cosa ti spingo due bottoni e poi dici guarda, ti ho mandato, non è un regalo. Quindi è una cosa sulla quale secondo me anche il settore i discografici così dovrebbero puntare di più, lo fanno già, lo stanno già facendo. Però il vinile è un modo, un'ipotesi di come salvare la musica nei prossimi anni. Maestro, io ti ringrazio. Abbiamo sforato di 8 minuti, ho abusato di 8 minuti della tua cortesia e disponibilità, ma tu sei una persona estremamente cortese, disponibile. Non è ancora, dai. Guarda, sono veramente molto contento del tuo tempo e della tua veramente apertura, grande disponibilità, ma ti conosciamo tutti come persona veramente generosa e grazie veramente ancora del tuo tempo. Grazie a te Io e a tutti. ti inviterò magari le prossime volte ancora a parlare di musica e se vuoi presentare ovviamente anche qualche tua produzione o qualche tua collaborazione, noi siamo ben felici di ospitarti sulla piattaforma. Avremo modo, mi auguro ancora, di rivederti con noi e pertanto l'invito a te è sempre aperto in qualsiasi momento e quando lo vorrai. Ci sentiremo presto, rimaniamo in contatto come sempre. Ciao, ciao, Io ciao. ti ringrazio, buona serata a tutti e sigla, grazie ancora. Buonasera, ciao, grazie.